Il tesoro di San Gennaro, secondo studi anche recenti di gruppi di studiosi, è più ricco di quello della regina d'Inghilterra o degli zar di Russia, ma è ancora più prezioso perché è frutto non di guerre o di conquiste, ma solo della devozione dei fedeli. Nel 1713 delle colate laviche fecero pensare a una possibile eruzione del Vesuvio. Allora tutti i napoletani fecero una colletta e regalarono al santo una mitra di 18 kg d'oro e 4.000 pietre preziose. Bisogna vedere San Gennaro cosa ne pensa, perché se quello si offende, si indispettisce, non fa più miracoli. Armandì, noi a Napoli cambiamo solo di miracoli. Ma chi è questo santo così amato non solo dai napoletani? È un martire che venne decapitato nel 305 sotto l'imperatore Diocleziano. Da allora è stata una devozione continua, anche se santo lo è diventato ufficialmente solo nel 1386 sotto Papa Sisto V. Se la regina Elisabetta possiede il brillante più grande del mondo, di oltre 300 carati, la collana di San Gennaro è qualcosa di unico al mondo, più preziosa di qualunque altro gioiello esistente, perché ai fili d'oro sono stati appesi gioielli di ogni tipo, anelli, orecchini, pietre preziose donate da papi o da sovrani, ma anche da gente comune per ottenere una grazia o per grazia ricevuta. Quando Girolamo Bonaparte invase Napoli, tutti furono presi dal panico perché si pensava che potesse portare in Francia parte del tesoro, come era solito fare Napoleone. Invece fu proprio lo stesso Napoleone a donare al santo, mandandolo da Gioacchino Murat, un prezioso ostensorio. Innumerevoli sono le donazioni di Savoia. Una volta Maria José andò a vedere il tesoro e, quasi vergognandosi di non avere portato niente in quell'occasione, si tolse dal dito un prezioso anello che venne aggiunto, come al solito, alla collana del santo. La liquefazione è un miracolo che si presenta tre volte l'anno dal 1389, quando avvenne per la prima volta. Per tutti è un miracolo, ci sono anche gli scettici. Sono state fatte diverse analisi, ma tuttora è considerato qualcosa di inspiegabile. Racconta Luciano De Crescenzo che una volta lui, Renzo Arbore e Roberto Benigni andarono a Napoli per assistere al fenomeno della liquefazione. Tutti si inginocchiavano, pregavano, il cardinale esortava i fedeli a continuare a pregare, ma ancora non avveniva nulla. A un certo punto si sentì la voce di Renzo Arbore che disse a Benigni: «Roberto, inginocchiati!» Benigni si inginocchiò e subito il sangue riuscì a liquefarsi. E da allora Benigni, scettico, è il più devoto sostenitore di San Gennaro.